Bentornato oggi sul canale Italiani con notizie come. Sembra che la fine del matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez sia anche dovuto alla scoperta da parte di lei di alcune chat compromettenti. Negli annali delle coppie social, poche hanno catalizzato l'attenzione dei giornali e dei media tanto quanto Fedez e Chiara Ferragni. Sposati da diverso tempo oramai, hanno costruito una famiglia che sembra uscita da un sogno dorato, condividendo con i loro innumerevoli fan la loro vita lussuosa. Tuttavia, dietro la facciata di felicità, la famiglia cosiddetta dei Ferragnez è tutt'altro che in pace ed è quindi certo che sta attraversando un periodo davvero complicato sotto molti punti di vista. Attualmente, il rumore mediatico che circonda la coppia è praticamente inarrestabile, con indiscrezioni che alimentano voci sempre più insistenti di una possibile separazione. La mancanza di apparizioni sui social, almeno insieme, da parte dei coniugi ha innescato una valanga di speculazioni, lasciando intendere che l'addio potrebbe essere imminente, se non addirittura confermato. Tra le ragioni di questa crisi, spiccano le vicende legali che hanno coinvolto Chiara Ferragni dopo il Pandoro Gate. Le complicazioni legali, unite alle vicende societarie di Fedez, sembrano aver minato la solidità della loro relazione, portando a una crepa che potrebbe rivelarsi irreparabile. Ma c'è una vicenda che pare aver decretato la fine definitiva di un amore che ha fatto sognare. Si mormora che Fedez abbia tradito Chiara e che quest'ultima, dopo aver scoperto tutto, abbia cacciato suo marito di casa. Ma sarà vero? Chi è il fautore di queste illazioni? La relazione segreta di Fedez. Recentemente, la situazione ha preso una piega ancora più oscura, con qualcuno che addirittura ammette di sapere per certo che Chiara Ferragni si è rivolta ad un avvocato divorzista per mettere un punto al suo rapporto con Federico Lucia. La causa? Secondo un esperto di gossip sarebbe una liaison con il suo ex socio Luis Sal, con cui per anni il rapper milanese ha condotto il podcast Il Muschio Selvaggio, concluso miserabilmente dopo una lite tra i due che ha portato entrambi in tribunale. Si dice, quindi, che i due avessero una storia e che proprio questo sia stato il problema principale sia tra Fedez e Chiara e sia per quanto riguarda la crisi del podcast. La situazione sembra essere precipitata ulteriormente con la scoperta, da parte di Chiara, di chat sospette che rivelerebbero questi tradimenti da parte del marito. Tuttavia, Fedez non ci sta a questi che, tuttora, sarebbero solo rumors e ha deciso di prendere severi provvedimenti. A gettare benzina sul fuoco delle speculazioni è proprio Alessandro Rosica, noto insider di gossip, che avrebbe rivelato dettagli scioccanti di questa presunta relazione clandestina. La notizia ha raggiunto talmente un grado di diffusione che Fedez ha intrapreso un'azione legale contro Rosica per lesione di immagine, negando con fermezza le accuse e cercando di preservare la propria reputazione. Come andrà a finire? Chiara Ferragni non commenta intanto, non è dato sapere perché la coppia più potente del web sia scoppiata così, inspiegabilmente. La fine di questa storia d'amore sembra essere ormai sul punto di concretizzarsi, ma il vero motivo dietro questa crisi rimane avvolto nel mistero. Con una causa legale in corso, il futuro di Fedez e Chiara Ferragni potrebbe riservare ancora molte sorprese. Certamente, i due ora chiedono privacy e tutela per i loro figli, sottolineando che le voci e i rumors non verificati dovrebbero lasciare spazio al rispetto per un momento così delicato e privato della loro vita.